Adesso entro in casa mia. Supermercato. Comunque anche supermercato. Stai qui. LOL. Non ci sono neanche zombie. Appunto, non è una bella cosa. Ma non c'è neanche roba. No, dai. Non è spawnata, siamo troppo veloci per arrivare. Ah, già, vero. Alla vostra sinistra potete notare un cespuglio che corre in mezzo a un supermercato. Ci siamo fermati. Perché così uno sniper ci c'è chi meglio. No, stiamo aspettando il cespuglio che corre, non lo vedi. Ci sei fermato? Cespuglio di qui, cespuglio. Sì, ma la fermata dell'autobus è qui. È vero. Sul GPS pure c'è. No, aspetta, sono spawnati i zombie, fammi salire. Hai trovato qualcosa lì? Non investire. No, no, non partivo, accendevo, che dobbiamo partire subito. Okay. Ci sei? Vai. Mamma mia, che partenza. Sì. Ah. Cartello! Cartello. Domani mattina. Domani mattina. Tipo, anche. Cioè, se vedete che io sono online su Skype, chiamatemi, anche se sto dormendo, perché se non ci sono, mi lasciate. Sandro, tu ci sei? No. Esco con amici. Tutto il giorno? Mm-hmm. E quindi cosa facciamo? Ti lasciamo? Sì, lasciatemi. Guarda, mo si schianta. Ragazzi, io sono bravo a guidare. Anche se non vedo davanti perché non ho la prima persona. Vai, okay. Vai, non c'è niente. Perché vai. Non c'è la prima persona? Perché dopo mi piace più il terzo. Ecco la fermata dell'autobus. Ma non ti sei fermato? Perché io avevo prenotato. Nessuno ha suonato. Io ho suonato, ho fatto ting. No, tu hai suonato poco. Adesso scendo, prendo la M16 e ti sparo. Ah, nell'autobus. M4. Nell'autobus non è vietato sparare al conducente, eh. Se vi sta sul cazzo sparategli pure. Ecco, mo si schianta. Dai, dove siete? Dove ce la fai, eh? Abbiamo superato Krags, no, qualcosa. Krags, no, stop. Ecco, quello lì. Poi sono all'incrocio, proprio. Ma... Non te li ha sinfa, scherzissimo. Al primo incrocio a est di... Comunque, io sono al primo incrocio. Sì, sì, tranquillo, ti vedremo. Arriva all'incrocio e dietro una curva così arriva sparato. Cazzo! Boom! Stampato! Tu non vorresti mai se ti investi un camion? Alessio, alla prossima a destra, gira. Bravo, fammi da satellite. Sì, vabbè, navigatore. No, GPS, navigatore. E il GPS ce l'ho, però comunque meglio se me lo dici. Col visore notturno mi sembra di stare su un pullman che è dentro veramente a Jurassic Park. Mi aspetto un tirannosauro che esce dai boschi ora. Perché? Ah? Perché? Perché in Jurassic Park i ragazzini dietro alle macchine avevano i visori notturni. Ragazzi, ma se andiamo verso il quadrante 1-1 e prendiamo l'elicottero che sta lì? No, appunto. Kevin c'è già, guardato, non c'è. Ah. Sì, non c'è niente. A parte una tenda dove c'era il principale. Minchia, potevi farmi prendere la strada dall'altra parte. Qua è pianissimo perché è lo sterrato. Vabbè, o a questa o a quell'altra si girava a destra. Però in ogni caso questa era più corta, quindi... Siamo in discesa, ma anche in salita, quindi non ci sono tutti questi problemi. Poco meno di metà benzina ancora. No, ragazzi, però sinceramente dai, guido bene. Spegni il motore, qui va tipo montagne russe. Sì, lo puoi spegnere comunque, cioè. Ma spegni. No, non va. No, si ferma. Si ferma adesso... a un certo punto. Non è adesso... che c'è il tasto a frizione. Cioè il pedale. Adesso ho furia di fare trom tri, accendi spegni e si ingolfa. Una stazione di benzina. Io lo so dov'è, però so. Dobbiamo andare a quella tra Dubrovka e Krasnostav. Quindi tanto dobbiamo. Tu mi fai da GPS. E qui? Destra o sinistra? Destra. Destra e poi vai dritto. E... Oh, mi spostate avanti, sono qui. Fermi. Mi devo un po' lisciato di brutto.
Dov'è che sei? E sto salendo, sto per salire. Sali. Vediamo dove si sale, dove sale banana, dove si siede. Si è seduto, perché? Guardate, guardate che fa. Sì, tipo pure col saluto che non mi ricordo che tasto fosse. L'ho accettato. Dai, muoviti. Hai il tempo di spegnere il motore. Ragazzi, dove andiamo adesso? Per caso c'è qualche ruota da aggiustare? No, è tutto sano. Dai, sali. Voglio dove scoprire andiamo? Qual è l'altro posto. E sto? Ehi, ciao! Ciao, Sifri. Questo qua che ti guarda sono io. Che figata! Cosa? No, sono io questo. Sei davanti a me? Io sono quello a destra. Quello davanti a te è Segrasau. Che spettacolo! Dove andiamo? Dove si va? Come il si quinto fa a posto è il più posto? Bello. Come si fa a cambiare posto? Non si può cambiare, cioè. Più gente si è e quindi più sedili vengono occupati. Ma io non voglio sto posto, mi fa schifo. Lo so, però quello ti capita. Ragazzi, dove allora si va? Andiamo alla stazione di benzina, così. Dov'è? Quindi devi andare indietro. Perché se qualcuno vuole una bomba? Cioè? Una granata a mano. Sì, la rilascio nel bus. Ma tu dici la pompa di benzina quella. Quella tra... c'è di me? Quella dove avete c'è trovato il pullman. Chi è che si sta guardando intorno? Io no. Ah, quindi è quella tra Krasnostav e Dubrovka. Io mi sto aspettando il collo. Aspetta un attimo. No, aspetta. Sto cercando per un'altra. Magari andiamo in un'altra direzione. Segra, gira la testa all'indietro più che puoi. All'indietro, dai. Devi guardare le cose, le strade gialle, quelle grandi. Così all'indietro. Qualche strada beige ci sta. Shadow. Oh, anzi. No, in ogni caso sono i Sobor. Sì, bisogna andare a quella là dietro. Andiamo a stare i Sobor. No, che ci facciamo? Andiamo a vedere al campo. Comunque c'è una pompa di benzina a Novi Sob. È a Novi Sob, però è dentro, quindi è troppo rischioso. È quasi dentro. Ci abbiamo rifatto il rifornimento dell'elicottero. No, vabbè. Fai inversione U. Andiamo a Gorka, se no. Sandro, guarda indietro più che puoi. Cosa c'è a Gorka? C'è la pompa. C'è la benzina, c'è possiamo trovare un camion. E... No, la benzina non c'è. No, il camion non c'è. L'ho controllato prima e neanche la macchina. E la stazione di benzina non c'è. Vado in bagno, ragazzi. In ogni caso, quello che devi fare ora è inversione U. C'è una pompa di benzina tra Dubrovka e Krasnostav. Quella è lì dove stiamo andando, è lì dove avete trovato questo qua. Scusa. Ce l'avete le taniche vuote? Una, sì. E in ogni caso ci stanno le altre che ci riempiamo due. Altre tre. Dai. Ok, allora dimmi cosa fare. Inversione U. Sandro. Sposta la testa più indietro che puoi. Non Dio. Indietro, non su. Indietro per guardare dietro, per guardare il fondo del ah. Ecco. Così è il massimo. Sì. A me sembra di. Cioè, vedo la mia spalla, sembra di avere la testa spezzata. In realtà ce l'ho. Mandala lì in su. Cioè vedi sopra di te? Più su e poi ti inizia a gironzolare intorno in tondo. Si gira con la testa. Sì, è schizzato. Dove cazzo sta andando questo? Che è in mezzo? Davanti. Che è in mezzo? Proprio in mezzo. Vaffa. Allora. Io sono quello al lato destro del pullman. Se andiamo all'airfield. Fondo... Andiamo all'airfield, ragazzi. Di fianco a Griscino. No. Cioè, no, io non c'è niente. Cioè, ci sono veicoli. Ma non veicoli, per trovare qualcosa. Vabbè, ce l'abbiamo tutte le armi, non è che servono. Io voglio, cioè, no, beh, ho capito. È che adesso, siccome abbiamo tutte le armi, non dobbiamo esplorare tutto. Oh, Sandro, a fammi sinistra. Da GPS. A sinistra, quindi in su. Mm-hmm. Sì, non possiamo passare da sotto. Ci mettiamo di più. E in ogni caso si consuma più benzina perché andiamo prima in discesa e poi dobbiamo andare in salita è un casino. Io vorrei andare a
benzina per trovare una barca o meno. Sì, se avessi preso altre taniche di benzina vuote. Vabbè, minchia, quante cazzo ce ne servono? Perché ora facciamo... Allora, quanti litri è il... Cioè, una tanica? 20 litri. Tutto? Sì, ma quanti ne tiene il campo? Non lo so, un bel po'. Quindi una tanica quanto riempie? Una tanica dovrebbe riempire mezza tacca. Mezza tacca solo? Sì. Mezza tacca, tutta la tacca o...? Tutta la tacca. Cioè... Cioè di tutta metà. Di tutta la barra, ci sono varie tacche. Sì. Ecco. Una tanica dovrebbe riempire mezza oppure una tacca. Dopo dobbiamo controllare quanto ne riempie. Ok, quindi... Vabbè, tanto scusa. Facciamo rifornimento di tutte le taniche. Poi una la usiamo e la ricarichiamo. La usiamo e la ricarichiamo. Sì, 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 appunto. Questo è quello che facciamo. E quello che intendevo io e che volevo fare seguendo quello che aveva proposto Kevin è che prendevamo le altre taniche, le mettevamo tutte dentro il pullman, l'autobus, e poi ci facevamo domani tutta la costa alla ricerca di un cavolo di barca. Di figa, tutta la costa, e così... Perché le barche le trovi solo così a cazzo sulla costa. Sì. E nei prati in mezzo a noi. Quello era un dettaglio. Sì, a me è capitato di trovare una piccola barca tipo in un prato così in mezzo a... a nulla, così, che non so che cazzo servisse. Funzionante, eh? Cioè si accendeva il motore della barca, ma non so che cazzo serviva. Mistero di Leeds. Ok. Bello. Dove passi? Adesso si prende, si sa come in un transformer il camion. Di lì c'è la staccionata. Vabbè. Che si abbattono con nessuna fisica. Sì, taglia di qua, taglia di qua. Vai verso destra. Passa a destra di questi alberi. A destra di questi alberi, se no ci incastriamo. Ma ragazzi, io... ma su Arma 3 ci sarà dei Z, secondo voi? Sì. Minchia, certo. E sarà lavorato con i produttori di Arma 3, quindi sarà tutto l'aggiornamento più veloce. Però gira un po' a sinistra, perché sennò vai a sbattere contro una grossa fattoria. Una grossa fattoria? Sì. Vai a sinistra, vai a sinistra. Sinistra, sinistra. Ma se la strada lì è davanti. La strada è prima, ok. Non so perché me la ricordavo dopo. Ok, questa è la strada e vai giù lungo la strada. Stiamo andando a nord. No, ho sbagliato, no, non ho sbagliato. Capitano, non è un Bigfoot, eh. Non è un Master Jam. Mi hai fatto fare due o tre sobbalzi, ho picchiato la testa contro il cuore. Non è colpa mia. E c'erano i boss. Ah, l'MP5 l'hai messo dentro... Sì, c'ho anche tre caricature. Sì, vedo. Granata, che però io ce l'ho già una. Mi piacerebbe, però... Ah, sono sei caricatori. No, tre caricatori, scusa. No, l'MP5 è meglio. È meglio il FAL o l'MP5 silenziale? No, l'MP5 per adesso non lo prendete. Prima lo salviamo dalla tenda. Così poi lo possiamo prendere quante volte vogliamo, è infinito. Ragazzi, ma se noi salviamo una tenda, cioè quella lì, cioè ci rimane quello che c'è dentro che salviamo, però gli oggetti che ci dovrebbero entrare al reset ci entrano lo stesso in più o no? No. Ah, al reset quindi... non entra niente. Come no? Si reset... Al reset si resetta l'ultimo salvataggio. È l'ultimo salvataggio in una tenda, c'è l'M4 per quello. Ok, rallenta, questa è la stazione di benzina. Ma è una casa, è più avanti. No, è questa qua. Vabbè, è questa. Ok, rallenta, frena. Cazzo di stazione di benzina è figa. Spegni il motore. Scendete. Dateci una mano. Per esempio io mi devo mettere a posto un attimo. No, oh, gli zombie, sono sparati gli zombie, eh. Cazzo, vi hanno già visto, uno va già visto. Dov'è? Ma non mi ricarica sta cavolo di arma. Questo è il carrello. Ora, spostati, spostati.
Aspettate un attimo ragazzi, fatemi allontanare, devo mettere a posto un attimo l'inventario.